Quali sono gli obiettivi principali nel progetto Cattolici Protagonisti nella Toscana di oggi? Ma gli obiettivi principali sono quello intanto di ritrovare un po' di senso e di fiducia anche all'interno dei cattolici, perché la crisi ha un po' scombinato un po' tutti, smarriti, c'è smarrimento, c'è un senso di paura e anche di sfiducia che potrebbe diventare un po' eccessiva. Per cui intanto ritrovarci per capire quale può essere una nuova reinterpretazione della nostra missione all'interno della società. E quindi come cristiani, come persone che fanno riferimento a Gesù Cristo, al suo Vangelo, trovare quelle ragioni fondamentali per saper leggere con lo spirito e con l'ottica del Vangelo quello che sta avvenendo e scoprire che la crisi si fa paura in prima istanza, ma forse è una crisi anche benefica, perché ci permetterà o ci permette, se osiamo riflettere, pensare, guardare le cose con il cuore, non solo con le statistiche, che siamo arrivati al punto in cui non ci possiamo più permettere di prevaricare, di discriminare, di rottamare, di sprecare e quindi di ritrovare un rinnovato senso di responsabilità sia nei rapporti con le persone, quindi relazioni fraterne, sia nei rapporti con i beni della terra, che sono i beni di tutti e quindi non possiamo senza venire meno alla nostra responsabilità civile, prima ancora che di cristiani all'interno della società, come dire, rimanere indifferenti a tutta una serie di guasti che la crisi, per fortuna, ecco, in questo senso io la vedo come benefica, ci sta sbattendo in faccia, perché forse senza questa scossa mai avremmo messo attenzione a queste cose. Secondo lei la Chiesa è abbastanza vicina ai disabili? La Chiesa è molto vicina ai disabili, forse non sempre riesce a esprimerlo in modo efficace. Mi riferisco non alla Chiesa nella sua interezza, ma nelle varie comunità, le parrocchie o le varie comunità territoriali o di elezione. Però c'è una vicinanza sicuramente di tipo emotivo, di tipo immediato, quella dell'ABC del Vangelo, no? Di essere vicino a chi è più debole, a chi ha più difficoltà, perché non si senta prima di tutto discriminato, perché non si trovi una società organizzata con barriere a chi non ha tutte le facoltà per superarle. E quindi c'è questo sentimento, questa sensibilità emotiva sicuramente in tutti. Non sempre c'è quella capacità di elaborare anche proposte a livello di impegno sociale, a livello anche di impegno politico, che permetta di fare forse con più forza e con più decisione organizzare una società che, ecco, non faccia sentire nessuno messo in difficoltà a causa di un modo egoistico di pensare e di organizzare la nostra convivenza.